Allora, mister Roberto Frazzico, per il secondo anno siamo qui sulla panchina della Paladinisi, già da 15 giorni siete già in piena attività. A che punto è questa fase di preparazione? Ma sicuramente siamo in una fase di carico dove i ragazzi giustamente stiamo cercando di mettere più benzina possibile, fermo restando che purtroppo vivendo nella nostra zona ionica molti ragazzi hanno impegni lavorativi, perciò in questo momento posso dire che avrei il 70% del gruppo, un buon 30% in questo momento se ne ha singhiozzo o non sta avvenendo per motivi lavorativi, che ci stanno tutti perché comunque sia non vivono di calcio i ragazzi e giustamente il lavoro viene prima del calcio. Cioè, quest'anno la società ovviamente è in sintonia con lei, avete operato sul mercato con degli innesti particolari, possiamo dire che avete un po' ringiovanito la squadra? Ma abbiamo cercato di puntellare secondo me dove ce n'era di bisogno, partendo comunque sia dallo zoccolo duro dell'anno scorso che comunque sia ha ben figurato nel girone di ritorno soprattutto. Di conseguenza poi si sono, come il mercato è sempre così, si sono verificate delle occasioni che non ci sono fatti scappare. E principalmente abbiamo innestato la squadra in questo momento con Ginacò, Erasimenko, Scivolone, Rustica e D'Angelo, due ragazzini, D'Angelo e Rustica vengono dalla città di Taormina, mentre Ginacò e Erasimenko non credo che abbiano bisogno di presentazioni, essendo giocatori che hanno calcato categorie importanti. E anche lo stesso Scivolone, comunque sia un buon curriculum alle spalle, e l'anno scorso ho avuto modo di apprezzarlo nel Sant'Alessio, ho ritenuto opportuno, visto anche la partenza di Munafò che ci ha lasciato per problemi di lavoro, l'abbiamo rimpiazzato con quello. Ci stiamo muovendo con la società in maniera in simbiosi, giustamente le risorse economiche sono quelle che sono, causa crisi, causa tutto, giustamente dobbiamo anche valutare bene e ponderare bene. Però ecco, conto nel giro di 2 settimane, magari non saremo prontissimi per la Coppa, però per il campionato è aver allestito una squadra completa, fermo restando che appunto ancora mancano dei tasselli importanti, soprattutto nella casella juniores e all'attacco. Da quello che ho capito, tu fino a questo momento sei soddisfatto del mercato che ha fatto la dirigenza. Ti aspetti qualche ciliegina in modo particolare, al di là di giovane di prospettiva? Sì, non ti nascondo, stiamo lavorando comunque sia su uno o due profili diciamo importanti, soprattutto nel reparto avanzato, dove stiamo percorrendo anche una pista estera che spero che vada a buon fine, però l'esperienza mi insegna che fino a quando non li vedo qua non ho la certezza. Però come sei mercato, fiducioso? Sì, sei fiducioso. Sì, credo che comunque sia abbiamo alzato il livello sia tecnico che mentale, a livello di preparazione mentale con Erasimenko, con Ginacò, Scivolone. Esperienza. Sono ragazzi comunque sia abituati a un certo tipo di lavoro che servono anche da esempio allo zoccolo duro che già era molto mentalizzato, perciò devo dire la verità che sto lavorando in totale tranquillità, serenità, i ragazzi si applicano, non si risparmiano in nulla e questo non fa che ben sperare. Ecco. L'anno scorso il girone era il girone B con tutte le formazioni della fascia atletica, quest'anno siamo nel girone C con quella catanese. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, le prospettive? Ma le prospettive sono sempre le stesse, intanto non è un girone semplicemente catanese ma è un girone misto, perché va da Santa Lucia del Mela, dove c'è la Promiente, fino a Belpasso. Perciò è un girone a metà completamente sia di catanesi che di messinesi. Come tutti i campionati, diciamo, con insidie, campi difficili e anche piazze importanti che hanno fatto anche altri campionati superiori. Perciò io non mi cullo sull'esperienza, perché ogni anno è un nuovo, gli obiettivi della società, c'è una squadra che appunto non vince il campionato l'anno prima, l'anno dopo invece vuole una salvezza tranquilla e viceversa. Perciò da questo punto di vista mi fido più del campo, di quello che si vedrà mano a mano che andiamo avanti con la stagione. Noi dobbiamo stare a noi stessi, a lavorare bene, perché abbiamo le nostre qualità, sicuramente la dobbiamo mettere in mostra. I ragazzi devono lavorare bene e lo stanno facendo. Questo è il principio primario. Poi quello che farà il campo, come sempre, accetteremo con massima sportività. Sicuramente contiamo anche con un pizzico di buona sorte, ma soprattutto con la nostra capacità di non avere l'esito dell'anno scorso, dove abbiamo raggiunto la salvezza nei play-out. Ecco, è stato un epilogo importante. Possiamo dire qualche pizzico di fortuna in più? Sì, l'anno scorso siamo stati tanto sfortunati, sia in campo, con episodi e anche con gli infortuni. Però è inutile piangerci addosso, ogni società è giusto farci le proprie considerazioni. Noi abbiamo valutato la Rosa l'anno scorso, nonostante la nostra classifica, io posso dire che il gruppo di lavoro era un gruppo di lavoro importante.
sicuramente abbiamo sbagliato qualcosina, abbiamo cercato un attimino di risistemare qualcosina, qualcuno se n'è andato per problemi di lavoro, per scelte, per varie situazioni, come giusto che sia, però lo zucchero d'oro duro è rimasto e l'abbiamo integrato. Questo credo faccia ben sperare. Quindi possiamo dire che c'è abbastanza fiducia per questo campionato? Sì, anche perché penso che se non si parta senza fiducia non avrebbe senso manco incominciare. Ecco. Allora mister, che cosa gli posso augurare? In bocca al lupo, buon divertimento, buon lavoro? Io spero un buon divertimento, il buon lavoro lo sto già vedendo in campo e torno a dire, io vado a casa in maniera molto serena perché i ragazzi mi seguono alla lettera, non ci sono teste calde, non ci sono persone, ragazzi che sono un po' così caratterialmente un po' estroversi e questo migliora la qualità anche del lavoro, perciò il buon auspicio c'è, fermiamoci qua.